cari amici da Bobby Chef. La ricetta di oggi andiamo a fare un dolcetto, ok? Andiamo a fare uno strudel di mele, cioccolato, noci con la pasta sfoglia. Per gli ingredienti vi dico, sono quattro mele che andiamo a sbucciare finemente, poi andiamo a tagliare delle scaglie di cioccolato, poi andiamo a fare un composto con le mele, tagliate a fettine, mettiamo un po' di noci, una cannella, un pezzo di cannella, poi mettiamo 3 cucchiai di zucchero e aggiungiamo 2 cucchiai di vin santo. Andiamo a girare e facciamo marinare per un quarto d'ora circa, ok? E poi ultimamente, questo è il trucco, andiamo a scaldare del burro con del pan grattato che dobbiamo inserire dopo nello strudel. E poi vi spiego il perché. Ok, ci vediamo dopo al prossimo step. Eccomi qua. Allora, andiamo a fare la preparazione di questo strudel. Andiamo a prendere, come vi ho detto, il burro. Sciogliamo, che abbiamo sciolto con del pan grattato, che andremo a inserire nel fondo, ok? Adesso lo mettiamo giù, poi lo spalmiamo bene. Andiamo a spalmarlo bene. Ok, poi adesso andremo a inserire, una volta sfumato, questo serve per non far attaccare le mele alla pasta. Ok, andremo a inserire le nostre mele. Ok, ci vediamo dopo quando ho finito di sistemare questo bel fagottone. Mi hanno preso, mi hanno beccato in castagna, stavo assaggiando 2 mele. A questo punto andiamo a mettere il cioccolato. Non si butta via niente. Adesso abbiamo la parte più difficile, andiamo a piegare le 2 estremità, ok? Poi andremo a girare
il rotolo e andremo a ok, va bene, chiudiamo dopo. Eccoci qua, ci siamo, eccoci qua, perché la regista ogni tanto si perde via. Abbiamo fatto il nostro rotolo, che andiamo a mettere, abbiamo acceso il forno a 200 gradi, adesso inforniamo per circa 15-20 minuti, poi andiamo a controllare. Comunque massimo 20 minuti con la pasta sfoglia. Ok, allora ci vediamo dopo al risultato finito. Ecco un bel strudellone. Ci vediamo dopo. Alexa, timer 20 minuti. Eccomi qua, Alexa, timer, stop. È pronto il nostro strudel. Io direi più che uno strudel, mi sembra una busta, probabilmente Maria De Filippi voleva scrivermi. Ecco qua il nostro strudel, mele, cioccolato, io direi non male, eh? Una bella impolverata di zucchero a velo e voilà, il nostro strudel è perfettamente riuscito. Un abbraccio a tutti, saluto tutti i miei amici, i miei fans, questa ricetta la dedico al mio amico Otello e spero riapra presto, ok? Un abbraccio a tutti da Bobby Chef.